Pareggio ma mille rimpianti per un Pescara che raccoglie meno di quanto avrebbe meritato. A Terni finisce 2-2 al termine di una partita intensa, mai banale, avvincente e a tratti anche spettacolare. Sarri, senza dubbio un dopo partita diverso da quello di Bologna, no? Per certi aspetti è anche abbastanza simile, perché a Bologna forse meritavamo il pareggio e non siamo riusciti a portarlo a casa. Oggi a livello di palle gol probabilmente meritavamo di vincere e non siamo riusciti a farlo. Resta però la certezza di una prestazione convincente. Una prestazione buona, una prestazione che ci dà morale, perché è chiaro che questa squadra sta cercando di recuperare un handicap di tempo e sta lavorando molto più di quello che fanno le altre squadre in questo periodo. A vuoto il primo assalto, ma il Pescara, sebbene tra mille difficoltà, vuole riprovarci. Di fronte alla Ternana complesso, la portata che tuttavia ritrova dopo mesi di polemiche il suo giocatore più rappresentativo, il talento cileno Luis Jiménez. Sarri invece conferma l'11 di Bologna, per i nuovi soltanto panchine. Avvio deciso, la vitalità di Croce a sinistra, in mezzo il filtro efficace del tandem Tognozzi-Luisi. Squadra compatta e armoniosa, la Ternana appare sorpresa ma c'è più di una sbavatura nelle retrovie. Rimedia Tardioli, reattivo in uscita su Frick all'11. 3 minuti più tardi, occasione propizia per Matteini, colpo di testa, spalle alla porta, attraversa, sfiorata di un soffio. Sembra di nuovo un buon momento, ma la difesa si concede qualche pausa di troppo. Prodigioso Zoppetti su Galasso, liberato in aria, Pacchetto arretrato in apprensione, corner per gli Umbri, Tognozzi non copre, Frick di testa in splendida solitudine, infila Tardioli. 23esimo, Ternana 1, Pescara 0. Reazione puntuale e decisa. 27esimo, ancora un calcio d'angolo pesarese, ricama Dellicarri, schiaccia in modo implacabile. Dellicarri e il gol è un'altra bella storia da raccontare, no? Un'altra bella storia da raccontare, sicuramente ai miei figli e a mia moglie la dedica è abbastanza, non dico scontata, ma quasi, però sicuramente è anche una dedica che va alla città e ai tifosi, perché sinceramente sto vedendo che in queste ultime due domeniche che abbiamo affrontato ora Bologna e Ternana sono venuti numerosi. I biancazzurri insistono, 30esimo, combinazione Croce e Pesaresi, tunnel di quest'ultimo ai danni di Bonò, il cross destro di Vigna, Berni attento, devia in angolo. Finale di primo tempo, la Pescara si ritrae nella sua metà campo, gli Umbri riprendono coraggio. 45esimo, calcio di punizione dal limite, posizione defilata, il tracciante di Jiménez è velenoso sì, ma indirizzato sul palo del portiere, tutt'altro che immune. Ternana dunque di nuovo in vantaggio, ma risultato bugiardo. Al rientro, secondo minuto, altra insidia per i biancazzurri. Corvia non aggancia uno splendido invito a due passi dall'estremo biancazzurro. Al quarto la risposta di Zoppetti su calcio franco, quindi la clamorosa palla gol regalata da Peluso è maldestramente fallita da Fabrizio Cammarata. E comunque il preludio al pari, merito di Vigna che al nono affonda e crossa, Cammarata si arrampica, ne esce una torre per Croce che completa l'opera con un destro sporco ma assolutamente preciso. 2-2. Niente male come inizio per uno come te che insomma con il gol non ha avuto grande confidenza in passato. Sì, in due partite sono riuscito a fare i gol che ho fatto l'anno scorso, quindi di questo sono contento, però sono più contento per il gol di questa sera che ci ha portato dei punti. La partita si accende, non c'è un attimo di tregua, il talento di Jiménez, Corvia liberato al tiro, conclusione flebile, replica affidata a Matteini, controfuga di 40 metri, Bonò non lo molla al momento del dunque, l'ex crotonese si smarrisce. 26esimo, Vigna in evidenza, diagonale di indubbio pregio che sibila di un niente alla destra di Berni. Primo avvicendamento al 30esimo, fuori Cammarata, dentro Jadid, trequartista marocchino di 22 anni. Matteini agisce da punta centrale, effetti evidenti, preceduti però da un brivido. 31esimo, intervento che pare pulito di Zoppetti su Corvia per Mazzoleni e calcio di rigore, ma l'assistente di destra vede meglio e provvede. Richiama l'attenzione dell'arbitro che saggiamente si ricrede ed assegna una rimessa dal fondo per i biancazzurri. Sospiro di sollievo, non c'è dubbio, il gran finale, tutto di marca pescarese, prima Matteini per Jadid in lieve ritardo, quindi il palo scheggiato dal magrebino ispirato da Pesaresi, azione però già interrotta per un precedente fallo di Matteini. E da ultimo l'assolo dello stesso attaccante destro, deviazione di Oshadogan e autentico miracolo dall'estremo umbro. Finisce 2-2 tra mille rimpianti ed una certezza, forse la più importante, dopo la tempesta dei mesi scorsi spunta all'improvviso un luminosissimo arcobaleno. Cosa non le è piaciuto della sua squadra questa sera? Ma non mi è piaciuto gli ultimi 10-15 minuti del primo tempo, quando dopo aver raggiunto il pareggio ci siamo
leggermente riabbassati, abbiamo abbassato i ritmi e siamo andati infatti un attimino in difficoltà, cosa non abbiamo fatto dopo il pareggio del 2-2, quando abbiamo continuato a tenere la squadra piuttosto alta e a giocare a ritmi alti. Non mi sembra la nostra una squadra che possa abbassare i ritmi, anzi addirittura mi sembra che quando abbassiamo ritmi commettiamo più errori dal punto di vista tecnico di quando cerchiamo di giocare a ritmi alti. Quindi questo è un fatto da tenere in considerazione e dobbiamo raggiungere velocemente anche una condizione fisica in grado che ci permetta di esprimerci a ritmi alti, e mi sembrano siano per noi quelli più congeniali.